Forse la gente non si è ancora abituata a questo nuovo sistema della raccolta differenziata. E non tutti accettano i cassonetti anche dentro l'androne del portone, dentro queste cose. Adesso piano piano ci faremo l'abitudine. Per esempio questi cassonetti qui sembra che stiano bene qui. Se lei va dietro questo cortile c'è una ventina di cassoni fuori. Diciamo che in città questi episodi avvengono spesso, quindi non ho idea quali possano essere i moventi, ecco quello. Sì, l'ho visto lì vicino alla Coop, sì. Ma li hanno bruciati perché non avevano un posto dove Sì, buttarli. vabbè, però, insomma. A volte, guarda, adesso questa è anche meno, diciamocelo chiaro, ma da me c'è anche di più, a volte. C'è tanta, proprio sembra altro che Napoli. Allora, se c'è una persona che non fa una cosa, cioè non attua quelle che sono le disposizioni, vuol dire che la persona è un incivile. Se sono 10 persone, sono tanti incivili e quindi viene un sospetto. Se sono troppe le persone che non seguono le leggi, vuol dire che la legge è sbagliata e che bisogna cambiare qualcosa. Il sistema porta a porta è fondamentalmente un problema per gli individui, cioè per tutte le famiglie, perché tenere in casa la spazzatura non è piacevole per nessuno. Quando si tratta di umido, quando si tratta di indifferenziata, abbiamo degli odori che non sono così piacevoli e quindi effettivamente è una brutta cosa, è pesante. La gente è ignorante, secondo me, no? Pigliare delle multe a causa di persone che magari sono vecchie e non riescono a capire il problema, scoccia un po'. Per ora ci ha messo il foglietto che non hanno ritirato la roba. Poi se arriva la multa io non la pago perché fino a prova contraria io pulisco addirittura le bottiglie del pomodoro, le lavo, pulisco tutto normale. Prima di tutto sono andato lì in Viale Italia, dove c'è Piazzale Kennedy, no? Di lì mi hanno mandato dove c'è l'ACAM. Dall'ACAM mi hanno detto che non sono loro, devi andare dietro l'Enel che c'è proprio la sede. E lì gli dirò che io praticamente non è che io non ci voglio stare, cerchiamo di capire. Però io la voglio separata dal palazzo. E non so dove metterla quest'ora, perciò devo andare a cercare dove metterla.